Buonasera dalla redazione TG Ten, i titoli, gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. I migliaia a Cosenza per l'inaugurazione del planetario del Museo della Scienza, una struttura all'avanguardia, la seconda più grande d'Italia. I figli di Natuzza paravati per la celebrazione che dà il via alla beatificazione della mistica calabrese. La Guardia di Finanza ha scoperto a Lamezia Terme un giro di aste giudiziarie truccate, 12 le persone arrestate, si tratta di avvocati, commercialisti, curatori fallimentari e custodi giudiziari, ipotizzata l'associazione a delinquere. Conferenza stampa congiunta del CGIL, CISL e UIL a Lamezia Terme, il sindacato chiede al governo di passare dalle parole ai fatti e in occasione del Consiglio dei Ministri in programma in Calabria elenca le priorità. La denuncia del consigliere regionale Guccione all'ASP di Cosenza, forniture e servizi attribuiti senza gara. Arrende, adesso si fa sul serio, è cominciata la campagna elettorale, l'uscente Mann e l'aspirante Talarico in campo nello stesso giorno. Bloccato nel porto di Gioia Tauro un container diretto in Egitto con 420 kg di droga, al valore complessivo di 90 milioni di euro, l'operazione della Guardia di Finanza che ha agito in collaborazione con l'agenzia delle dogane. Domani sera alle 21 al Marulla si gioca il derby della paura. Cosenza e Crotone inseguono punti salvezza. Si prevede una grande cornice di pubblico. Ancora buonasera, dunque, avete sentito, migliaia di persone stanno partecipando alla cerimonia di inaugurazione del planetario a Cosenza. Noi stiamo seguendo in diretta la manifestazione. Apriamo una finestra anche in questa edizione del telegiornale collegandoci con Francesco Straticò. Francesco, buonasera. Sì, eccoci, qui c'è ancora lo spettacolo naturalmente in corso, sentirete forse i fuochi d'artificio e c'è il sindaco Mario Chiuto al mio fianco, naturalmente una manifestazione bellissima, sindaco, che resterà nella storia della città di Cosenza questa. Sì, una manifestazione che abbiamo voluto proprio per far partecipare i cittadini di una grande inaugurazione, di un'opera che resterà per il futuro a questa città, che resterà ai giovani, che resterà a tutti quelli che studiano queste materie e che le studiano nelle nostre università, che avranno a disposizione finalmente una struttura come questa, con una tecnologia fra le più avanzate del mondo, e quindi abbiamo consegnato a loro le chiavi, ecco, le chiavi di un futuro migliore per questa nostra città, per questa nostra regione. Beh, ci sembra davvero una grande cosa, complimenti naturalmente. Noi cerchiamo di farvi vedere anche quello che sta accadendo, c'è tantissima gente qua e ci sono i fuochi d'artificio che credo stiate apprezzando e ascoltando in questo momento in diretta. C'è anche l'applauso della gente che è contenta per quello che ha visto in questo momento. Sindaco, questa è una delle opere, ma ancora ci saranno altre cose in città. Sì, abbiamo tantissime altre opere appaltate, qui ci sono due piazze da un lato e dall'altro del ponte, ci sarà il fiume navigabile, sono già opere finanziate, appaltate e consegnate anche alle imprese, ci sono i lavori per il Parco del Benessere, per la metro, il Museo Talarico che è in corso, insomma questa città con tutte le opere che abbiamo realizzato e quelle che sono in corso si trasformerà radicalmente, nel senso però identitario, valorizzando le risorse che ha, e diventerà una delle più belle città d'Italia. Ecco Gianluca, hai qualcosa da chiederci? Francesco, tornando al planetario, quando sarà... Ci fermiamo qui, sindaco, grazie. Sì. Quando sarà fruibile, ecco, il planetario per i 144? Deve entrare, ecco, stiamo entrando proprio in questo momento. E allora seguiamo, andiamo in planetario, ci andiamo. Ci ammollate a questo punto. Facciamo vedere. Ecco, così, allora, possiamo... Ecco qua, vediamo un attimo... Stanno aspettando forse l'arcivescovo per l'ingresso in questo momento, c'è un po' di concitazione naturalmente, insomma, perché siamo proprio nel pieno della manifestazione, come vedete. Mario, fa un po' vedere questa gente che sta arrivando, io col faro in faccia non riesco a vedere nessuno, a dire il vero. Ecco qua, però vedete, c'è una marea di gente che preme per entrare nel planetario, tanta gente che lo ha visto solo attraverso naturalmente le immagini che abbiamo già mostrato nei giorni scorsi in anteprima. Adesso però sono state aperte ufficialmente le porte del planetario e allora la gente può cominciare ad entrare naturalmente all'interno, a curiosare, a vedere quello che c'è all'interno. Questo Francesco, facci vedere qualche immagine all'interno se possibile. Ecco, noi ci proviamo adesso, ci proviamo. Allora Mario, andiamo, cerchiamo di superare anche le persone che sono qui all'ingresso, cerchiamo di raggiungere proprio il punto centrale, focale, direi, del planetario dove
c'è il proiettore. Ecco, ai due lati della porta ci sono degli spazi enormi che diventeranno poi il Museo della Scienza. Sono ancora naturalmente in allestimento, gli spazi sono pronti, ma mancano un po' gli attrezzi, gli strumenti che saranno poi, che faranno parte proprio per l'appunto di questo Museo della Scienza. Qui intanto c'è ancora uno spettacolo in corso, come vedete c'è questo spettacolo aereo con le ballerine che volteggiano sulla testa della gente. Io mi prenderò ancora un minuto perché cercheremo di entrare proprio nella grande cupola che adesso vedete sulla nostra sinistra, ha un diametro di 15 metri, e in effetti è come se fosse un enorme schermo di un cinema, uno schermo appunto a forma di cupola dove poi vengono proiettate le stelle, i pianeti e tutte le altre figure, anche delle costellazioni che servono come sistema didattico, insomma, per insegnare ai ragazzi, a chi è appassionato, le nozioni anche basilari, ma anche non solo basilari, dell'astronomia. Noi ci proviamo ad entrare, Mario, sperando che il collegamento regga, perché c'è anche il problema naturalmente del rischio di perdere la linea, perché siamo proprio nel, ecco qua, sotto la struttura anche di cemento e di acciaio della cupola, e qui ci sono, vedete, le sedie e la gente che comincerà adesso, proverà a sistemarsi insomma su queste poltrone basculanti. Ce ne sono più di 100 e danno la possibilità, ecco, se Mario mi segue, danno la possibilità di vedere questo spettacolo poi che c'è sulle nostre teste quando sarà proiettato, anche semplicemente, insomma, ecco, distendendosi quasi, non per dormire, insomma, ma per godere dello spettacolo che viene proiettato in alto sulle nostre teste. Ecco, Gianluca, io non so se posso continuare ancora o no. Ci fermiamo, sì. Sì, grazie Francesco, sei riuscito a farci vedere tutto il planetario, sia dai fuochi d'artificio fino alle 144 comodissime poltrone per ammirare le stelle. Grazie, sì, Francesco. Chiudiamo questo collegamento con il planetario e con Francesco Stradicò. C'è un altro modo per guardare verso il cielo, attraverso la fede, ed è la fede che ha spinto tantissimi fedeli a partecipare alla cerimonia che dà il via al processo di beatificazione di Natuzza Evolo, la mistica calabrese di Paravati. Sentiamo. È il giorno di Natuzza, sono migliaia i fedeli presenti nella spianata di Villa della Gioia a Paravati per la cerimonia di avvio del processo di beatificazione di Natuzza Evolo. Alla messa all'aperto, presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, sul sagrato della Grande Chiesa partecipano numerosi vescovi, centinaia di sacerdoti, circa 150 cantori del coro polifonico diocesano diretto dai maestri Vincenzo Barbieri e Diego Ventura, e migliaia di figli spirituali della mistica calabrese provenienti dall'Italia e dall'estero, che non sono fermati neanche dinanzi alla pioggia. La funzione religiosa ha preceduto lo svolgimento della prima sessione del Tribunale Ecclesiastico chiamato a trattare la questione attraverso l'istruzione di una formale inchiesta sulla vita, le virtù e la fama di santità della serva di Dio. Oltre 7.000 pellegrini arrivati nella piccola frazione di Mileto per assistere dal vivo a un momento storico. Una marea di gente arrivata con ogni mezzo da ogni angolo d'Italia. Diverse sono in particolare le comitive giunte dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania, dalla Sardegna, dal Lazio, con in testa Roma e Latina, dalla Toscana. Dopo la solenne celebrazione eucaristica, la prima sessione dell'inchiesta diocesana, preceduta dallo stesso vescovo Monsignor Luigi Renzo, con il giuramento dei membri del Tribunale Ecclesiastico, composto dal delegato episcopale Don Francesco Vardè, dalla promotore di giustizia Monsignor Saverio Di Bella, dal notaio attuario Don Francesco Sicari e dal notaio aggiunto Francesco Reda. A loro va aggiunto Don Enzo Gabrieli, che riveste già da oltre 4 anni il ruolo di postulatore. Una volta raccolto tutto il materiale, sarà inviato alla Congregazione della Causa dei Santi, che si occuperà dell'analisi. Se il giudizio sarà positivo, verrà sottoposto al Papa per l'attribuzione del titolo di venerabile. A quel punto, per la beatificazione sarà necessario un miracolo avvenuto dopo la morte e per intercessione di Natuzza. I fedeli ci credono, sono tanti, che stanno vivendo un momento di straordinaria emozione qui a Paravati. La cronaca adesso: arrestate 12 persone a Lamezia Terme, l'operazione Guardia di Finanza che ha scoperto un giro di aste giudiziarie truccate, coinvolti avvocati, commercialisti e curatori fallimentari.
Il sistema andava avanti da anni, aste giudiziarie truccate, vendite pilotate, agganci in tribunale, con il coinvolgimento di avvocati, commercialisti, pubblici dipendenti, curatori fallimentari e custodi giudiziari. Il sistema fraudolento è stato scoperto dai finanzieri di Lamezia Terme coordinati alla Procura, che oggi hanno eseguito 21 ordinanze di custodia cautelare, di cui una in carcere, 11 agli arresti domiciliari e 9 interdittive. Un sistema, hanno sottolineato gli inquirenti illustrando i dettagli dell'operazione, che di fatto ha condizionato per oltre un decennio le vendite giudiziarie del comprensorio lamentino. Nel mirino 30 vendite giudiziarie solo nel 2018. Gli indagati, secondo gli inquirenti, avrebbero accumulato un patrimonio di circa 4 milioni e mezzo di euro. L'indagine prende le mosse da una serie di denunce, anche di debitori esecutati, di soggetti, insomma, che hanno lamentato determinate situazioni anomale, diciamo, all'ufficio di procura. Indagini complesse rese difficili anche da alcune fughe di notizie. La tempistica delle investigazioni e le investigazioni stesse hanno avuto un momento di fibrillazione, più di un momento di fibrillazione, nel momento in cui, grazie anche alle attività tecniche eseguite, abbiamo riscontrato la sussistenza di diverse fughe di notizie. L'artefice del meccanismo illecito sarebbe stato Raffaele Calidonna, di 56 anni, titolare di fatto di un'agenzia di affari e servizi, che è l'unico tra gli arrestati per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Tramite, diciamo, queste sue, come ho definito prima, ganci interni, lui riusciva ad avere delle informazioni preziose, come ad esempio ad avere le offerte dei concorrenti. E quindi, conoscendo le offerte dei concorrenti, giustamente andavano a ribasso. Alcune volte ho detto anche che riuscì a far andare le aste deserte, quindi crollava addirittura il prezzo base per la partecipazione. E così sono state influenzate un po' tutte le aste giudiziarie nell'ultimo decennio. Calidonna, secondo quanto emerso dall'inchiesta, avrebbe anche avvicinato in alcuni casi altre persone intenzionate a presentare offerte in occasione delle aste giudiziarie, intimando loro di desistere e vantando appartenenze e vicinanze alla criminalità organizzata. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati beni per oltre 8 milioni di euro. Le indagini non sono ancora concluse. Sanità calabrese, punto e a capo. Adesso il debito blocca le assunzioni. Il ministro Grillo promette le sbloccheremo. Il braccio di ferro fra il governo e la regione Calabria continua. Tutti al capezzale della sanità calabrese. A parole è così, ma nei fatti no. A distanza di anni siamo ancora qui a lamentare i problemi di sempre. Il debito non solo non è diminuito, quanto è addirittura aumentato. Inspiegabilmente. Ma è così. Eppure in questo lasso di tempo i servizi non sono migliorati affatto, assunzioni neanche a parlarne e i LEA sono al di sotto della soglia minima, il punteggio in altre regioni tocca quota 160, mentre in Calabria siamo fermi a 130, un abisso che i calabresi sperimentano quotidianamente sulla propria pelle. Sono poco o più di 10 anni che rigiriamo sugli stessi problemi, senza mai tirare fuori uno straccio di soluzione. Eppure la situazione è drammatica. Se ne è accorta anche la Grillo non appena ha messo il naso dentro l'ospedale di Locri. Il ministro ha gridato allo scandalo e promesso da subito interventi drastici. Anche qui non è cambiato niente rispetto al passato, visto che i ministri che si sono succeduti hanno ripercorso la stessa strada. Così, come già nota, è la battaglia di posizionamento tra il governo nazionale e quello regionale. Ieri litigava Loiero, oggi litiga Oliverio. Adesso aspettiamo che il ministro, almeno questo, riesca a scongiurare il blocco del turnover, altrimenti sarà buio pesto per noi poveri cittadini. Ancora sanità con la denuncia del consigliere Guccione all'ASP di Cosenza, forniture e servizi attribuiti senza gara. Non c'è pace per l'ASP di Cosenza. Dopo le dimissioni di Mauro continua il valzer dei commissari e così prima la gestione è stata affidata alla De Filippo, che a distanza di un mese si è dimessa. Adesso tocca a Fico,
già gestore della sanità catanzarese, che avrà il compito di guidare anche quella cosentina in attesa della nomina del nuovo direttore generale. E sull'azienda territoriale punta ancora una volta l'indice Carlo Guccione, che chiama in causa le forniture di beni e servizi ottenute con proroghe che per il consigliere regionale sono illegittime, concesse in violazione dei principi di concorrenza e trasparenza. Guccione denuncia disordine e caos amministrativo e cita una gara d'appalto del 2007 della durata di 3 anni per il servizio di ristorazione dell'ex ASL 3 di Rossano e prorogata nel corso degli anni, un modus operandi che è andato avanti anche per il servizio di ristorazione per gli ospedali di Castrovillari e di Lungro ed ancora per le gare relative alla gestione delle RSA di proprietà dell'ASP. Il lungo elenco continua e Guccione lo utilizza per spiegare che la più grande azienda sanitaria della Calabria, con un bilancio di circa 1 miliardo e con gravi problemi, non può essere lasciata in mano a commissari che fra l'altro sono costretti a dimenarsi anche con altre aziende sanitarie della regione. È il caso dell'ultimo arrivato in ordine di tempo, Fico. Conferenza stampa di CGIL, CISL e UIL alla Lamezia Terme per indicare al governo le priorità della Calabria. Le priorità, spiegano i sindacati, lo sblocco degli investimenti. Le indicazioni, i suggerimenti di CGIL, CISL e UIL per la riunione del Consiglio dei Ministri nella nostra regione è un'iniziativa che trova il consenso dei sindacati, i quali però in una conferenza stampa alla Lamezia Terme chiedono unitariamente al governo di passare dalle parole ai fatti, di affrontare le vere emergenze della Calabria, e cioè la carenza di lavoro, e si insiste sbloccare gli investimenti. La prima cosa che chiediamo è un'accelerazione a questa spesa, ci siamo orientati ai finanziamenti. Penso per esempio all'infrastruttura viaria, noi abbiamo tante risorse allocate su questi capitoli che la burocrazia non riesce a spendere, penso al 1,5 miliardi quasi del macro lotto 3 della strada statale 106 dell'Alto Ionio Cosentino, penso a tutto il tratto dell'ammodernamento della 106, quindi c'è questo progetto che dovrebbe collegare Crotone con Catanzaro, abbreviare e accorciare anche queste distanze, c'è già uno studio di fattibilità, così come prioritario deve essere considerato il collegamento della terza città della Calabria nascente, la Rossano Corigliano, con un altrettanto collegamento viario a 4 corsie, 2 per ogni senso di marcia, che collegarla a Sibari e quindi al raccordo autostradale che già si sta completando. È arrivato il momento di produrre fatti concreti, partendo da questo Consiglio dei Ministri che deve varare un programma importante nei confronti della nostra regione, a partire dalla questione della sanità. Il tema ormai è assurdo a livello nazionale, ci sono delle responsabilità che sono tutte calabresi. Si arriva al commissariamento perché la politica in Calabria ha fallito in questi anni, compreso questo governo regionale. Però è chiaro che 10 anni di commissariamento devono anche riuscire quantomeno a far registrare nella nostra regione livelli essenziali di assistenza adeguati, perché dimentichiamoci che quando mancano i servizi e quando manca la sanità, a pagarne le conseguenze sono soprattutto le fasce più deboli della popolazione. La triplice, come già annunciato nei giorni scorsi, scenderà in piazza il 22 giugno. Il 22 giugno faremo una grande manifestazione in Calabria sui temi dello sviluppo e del mezzogiorno, quindi ci aspettiamo investimenti, ci aspettiamo che su Gioia Tauro si dica qual è la mission che deve avere il porto di Gioia Tauro nel panorama internazionale dell'Euromediterraneo, perché va bene l'impegno sulla definizione della governance, ma vogliamo capire la missione che deve avere per esempio Gioia Tauro e cosa il governo intende fare attraverso le partecipate pubbliche per fare investimenti nella zona economica speciale. Ha partecipato anche Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, al congresso provinciale di Forza Italia a Cosenza. È stato eletto coordinatore provinciale Gianluca Gallo al termine del congresso. Affrontati i temi nazionali legati agli equilibri del centrodestra, all'andamento del governo giallo-verde, ma anche la questione riguardante la scelta del candidato per le prossime regionali in Calabria. Sentiamo. Il congresso di Forza Italia doveva anche essere l'occasione per preparare il terreno alla candidatura del sindaco di Cosenza alla presidenza della regione. Il primo ad essere schietto e preciso, anche se legato da vincoli di parentela, è Roberto Occhiuto, il quale non ha dubbi. Forza Italia il suo candidato l'ha già trovato, l'ha trovato da mesi all'unanimità. Io ho difficoltà a parlarne perché lo conosco un po' per esserci cresciuto assieme, ma è un candidato che credo ha dimostrato di saper amministrare
e che queste qualità forse può spendere meglio di altri al governo della regione. Sullo stesso argomento, come era logico attendersi, i giornalisti hanno stuzzicato, diciamo così, i big del partito venuti a Cosenza per l'appuntamento. Il giudizio è espresso da Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini su come il primo cittadino ha amministrato Cosenza e sulla sua candidatura a governatore della Calabria è quasi sovrapponibile. La mia stima e il mio sostegno nei confronti di un amministratore che tanto sta facendo bene per questa città è cosa nota. Io sono orgogliosa di essere ospite di una città dove un'eccellente amministrazione di centrodestra garantisce servizi, crescita, benessere, qualità della vita, aiuto concreto alle fasce più deboli della popolazione. La partita per le regionali è una partita che va giocata naturalmente al tavolo del centrodestra unito. Noi abbiamo carte importanti da spendere a questo tavolo e sicuramente quella del sindaco Chiuto è una di queste. Mario Chiuto sicuramente ha fatto e sta facendo un grandissimo lavoro a Cosenza. Cosenza è una città ben governata, è sinonimo di buon governo, di efficienza, di trasparenza e anche di qualità della vita. Pensiamo che abbia sicuramente maturato tutte le competenze per poter diciamo ricoprire questo ruolo. Ovviamente insomma sarà un tema che si porrà a novembre. La kermesse ha anche offerto spunti di analisi per il lavoro fin qui svolto dal governo giallo-verde. Questo paese ha bisogno di centrodestra. Questi anni di governo di centrosinistra lo hanno dimostrato. Con il centrosinistra al governo il paese praticamente si è depresso. Con la Lega e il Movimento 5 Stelle il governo è andato in recessione. Gli unici governi che hanno garantito crescita e sviluppo, benessere e posti di lavoro sono stati appunto quelli di centrodestra. Arrendi adesso si fa sul serio, è cominciata la campagna elettorale, l'uscente Mann e l'aspirante Talarico in campo nello stesso giorno. Adesso si fa sul serio, anche se qualcosa c'è ancora da aggiungere, perché in politica, come si dice, mai dire mai. Il più è fatto e Arrenda e comincia l'attività vetrina per i candidati alla carica di sindaco. L'uscente Marcello Manna ha riunito amici e simpatizzanti in un albergo della città per illustrare le cose fatte, elencando cifre, progetti e risultati, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa. Qualcuno ha remato contro la città. Riferimento preciso rivolto a chi ha orecchie per intendere. Manna ha parlato di crescita, sviluppo e conti risanati, ha disegnato lo scenario futuro e ribadito che lo snodo centrale della ricandidatura sarà ancora una volta rappresentato dal civismo. Come vuole la prassi, Manna ha chiuso la sua prima da candidato punzecchiando gli avversari: alleati per il potere, noi per i progetti. A poche centinaia di metri, in un altro albergo, Mimmo Talarico, altro candidato alla guida della città, lancia la coalizione che lo sosterrà in questa battaglia, alla quale è stato dato un nome impegnativo, Rende Più, con un programma tutto incentrato su due filoni certi, cultura e innovazione. Il pallino di Talarico è la rigenerazione urbana, perché in questi anni, l'attacco all'amministrazione uscente è palese, la città ha sperimentato il peso della marginalità. Ampio spazio nel suo intervento è stato riservato ai temi caldi, dal centro storico al parco acquatico, al sofferente sistema economico e produttivo e poi l'università. Sei le liste che sosterranno Talarico. Talarico invoca un nuovo patto civico attraverso il quale consentire alla città di recuperare la centralità persa. La sfida è lanciata, lo scenario comincia ad essere delineato. Adesso si aspetta l'esordio di Sandro Principe, previsto per il 10 aprile, e di Sergio Tursi Prato che, a dire il vero, ha già più volte assaggiato l'impatto della sua presenza nella griglia dei partecipanti alla competizione. All'appello mancano ancora i 5 Stelle, i quali hanno ancora qualche problema da risolvere e non è escluso che alla squadra dei pretendenti alla poltrona di primo cittadino lunedì possa aggiungersi un'altra proposta. Torniamo alla cronaca. 420 kg di droga, il valore complessivo di 90 milioni di euro, sono stati scovati nel porto di Gioia Tauro. Ecco l'ingente quantitativo di cocaina intercettato dai finanzieri in un container in transito nel porto di Gioia Tauro. 450 kg di polvere bianca suddivisa in 420 panetti. Sul mercato avrebbe fruttato 90 milioni di euro. La droga era occultata tra compensato di legname. Attraverso una complessa attività di indagine coordinata dal procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri, i finanzieri sono riusciti ad individuare il carico illecito, verificando 750 container provenienti
provenienti dal Sud America. Ancora una volta utilizzando sofisticate apparecchiature scanner in dotazione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, le Fiamme Gialle hanno selezionato il container contenente il prezioso carico di droga. Proveniva da Paranangua ed era formalmente diretta a Port Said West in Egitto. Gli oltre 400 panetti tagliati anche fino a 4 volte prima di essere messi sul mercato ad un prezzo che oscilla dai 50 ai 100 euro al grammo avrebbe fruttato 90 milioni di euro alle organizzazioni criminali di stampo ndranghetistico che operano nel settore. Questo dunque l'ennesimo carico di droga intercettato nel porto di Gioia Tauro. Rimane alto il livello di attenzione di finanzieri e doganieri con il coordinamento della Procura Regina per contrastare l'importazione di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, che, sottolineano gli inquirenti, minano la salute degli assuntori e i cui proventi inquinano l'economia legale. E adesso il calcio, con la grande attesa per il derby fra Cosenza e Crotone. Sono circa 7.000 italiani già staccati, manca tanto ancora perché si giocherà alle 21 di domani sera. Cominciamo dai tifosi, cominciamo dall'attesa, cominciamo dalle sensazioni. Mancano 15 giorni alle festività pasquali, ma i tifosi del Cosenza hanno scelto in anticipo quale potrebbe essere la sorpresa da trovare nel tradizionale uovo. Sì, sì, spero, perché ce la meritiamo. Siamo una grande squadra, abbiamo peccato magari all'inizio di inesperienza, però poi grazie all'allenatore e ai ragazzi ci siamo ripresi alla grande. Domani alle 21 il clima sarà infuocato al Marulla, perché la sfida con il Crotone è un crocevia importante per la salvezza di entrambe le formazioni. Penso una delle più importanti e decisive, soprattutto in questo momento un po' difficilino, diciamo. Che è andata bene, sta andando bene e possiamo chiudere ancora un po' meglio in bellezza, diciamo, con questa salvezza che ce la meritiamo. Probabilmente un buon pareggio, secondo me. Secondo me andrebbe bene sia al Crotone che al Cosenza. Ci crede a questa salvezza? Sì, sicuramente. Giochiamo bene, quindi ce lo meritiamo. C'è ancora un po' di tempo per accaparrarsi l'importante tagliando. Ai botteghini non c'è molta ressa, ma di sicuro il pubblico offrirà, come d'altronde sta facendo da inizio stagione, un colpo d'occhio straordinario. Si punta a raggiungere il massimo picco stagionale con oltre 15.000 spettatori. Il settore più a ruba è di sicuro la Tribuna Rao. Tribuna B, sempre vicino agli anni 80. Noi di solito veniamo alla B, quindi speriamo che Cosenza faccia la parte finale, naturalmente facendo un buon calcio, una grande partita domenica sera. Tribuna B è il settore che mi piace di più, diciamo, da quest'anno, perché seguiamo i tifosi degli anni 80, soprattutto il gruppo, e quindi ci identifichiamo con loro. Che partita sarà secondo te questo derby? Io spero solo che il Cosenza possa vincere in modo tale da aggiudicarci i 3 punti per e avvicinarci ancora di più alla salvezza. Adesso abbiamo sentito che il Cosenza gioca bene anche il Crotone, che ha recuperato diverse posizioni portandosi fuori dalla zona calda della classifica. Artefici di questi miglioramenti sono i due tecnici. Andiamo sulle panchine allora con le voci degli allenatori. Gli operai sono al lavoro con i teloni per preservare il manto erboso del Marulla da probabili precipitazioni, e a poca distanza mister Braia, nella conferenza stampa che precede il derby con il Crotone, difende, numeri alla mano, il gruppo che dirige, esaltando le peculiarità dei singoli e l'ottimo lavoro compiuto fino ad oggi. Cosenza 8 punti in più rispetto al girone d'andata. Non so di che frenata state parlando, perché poi vedo che giochiamo contro squadre che sulla carta sono molto più forti di noi. Abbiamo pareggiato 2 partite meritatamente, si potevano anche vincere. Ne abbiamo persa una male a Lecce, gli altri le abbiamo sempre lottate. Io non posso chiedere l'impossibile alla squadra. L'impossibile non fa parte di questo ambiente qui. Noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo, a parte il secondo tempo di Lecce, che io sono ancora incazzato con loro, parliamoci chiaro, però io sono abituato a dire la verità. Noi stiamo facendo quello che possiamo fare, perciò io sono contento che abbiamo fatto 8 punti in più. Ne dobbiamo fare quelli che ci mancano per salvarsi,
perché ce lo meritiamo tutti. Cattiveria e determinazione, le parole d'ordine, il resto lo farà la cornice di pubblico che spingerà il Cosenza verso una vittoria quanto mai agoniata e che potrebbe permettere ai rossoblù di guardare con più fiducia all'obiettivo salvezza. Ora inizia un trittico di partite per noi determinante. Questo col Crotone, a Padova, Venezia, Benevento, tutte ce le metto, perché in ogni partita dobbiamo cercare il colpaccio, dobbiamo cercare di vincerne un paio, minimo, e stare fuori dai casini. Questo è quello che dobbiamo fare, in ogni partita il massimo come atteggiamento. Dall'altra parte il Crotone è riuscito a tirarsi fuori dalla zona rossa, 6 risultati utili consecutivi della formazione pitagorica che si è gettata alle spalle il periodo buio, si punta al 3 di vittorie, ma mister Stroppa frena gli entusiasmi e parla di gara apertissima. Ma qua noi eravamo retrocessi, qualche mese fa eravamo retrocessi, in questo momento ci stiamo alzando, stiamo alzando la testa, ma dobbiamo continuare a tenerla bassa perché l'obiettivo non è ancora raggiunto, anzi il contrario. Milic e Rodien hanno lavorato col gruppo mentre Nicola Spolli si è allenato a parte, ma il mister non sa ancora se lo utilizzerà. È una partita difficile sotto tanti punti di vista perché il Cosenza è una squadra che ha individualità, ha un'identità ben precisa, anche se poi non dà riferimenti perché poi hanno cambiato e cambiano sia in partita in corso che a inizio partita i sistemi di gioco, però mi sembra che ha un'identità ben precisa, va molto bene in verticale, sa anche palleggiare, ha giocatori di gamba, giocatori nell'uno contro uno molto forti, soprattutto davanti, e quindi devo dire che sulla falsa riga del Perugia. E adesso il meteo per le prossime ore, vediamo. Sarà un fine settimana perturbato con piogge diffuse e temperature sotto le medie del periodo. Passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani tempo in rapido peggioramento già dal mattino con rovesci sparsi che interesseranno in modo particolare i settori tirrenici. In serata possibili deboli nevicate sulle vette di Pollino e Sila. Temperature in calo e sotto le medie del periodo. Domani mari mossi con venti moderati da ponente. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata e buon weekend.